in pratica raccontarlo che al termine di una lite con il soggetto con cui intratteneva questa relazione, lei si era volontariamente lanciata dal mezzo, salvo poi cercare di aggrapparsi alla maniglia di questa Ford Focus da cui sarebbe stata, si sarebbe lanciata, che tra l'altro è la sua autovettura. Racconto che trovo subito delle forti anomalie, uno perché la Ford Focus era parcheggiata prima del luogo di ritrovamento del corpo della donna e quindi chiaramente o aveva fatto una marcia indietro, per cui era andata indietro e non poteva essere questo. Quindi, seconda cosa, la ragazza quando fu trovata da noi e dai primi soccorritori era scalza, quindi questo è incompatibile con una volontà di una persona di allontanarsi da un mezzo, perché comunque le scarpe erano qualcosa, salvo il fatto che le scarpe che avevano sulla donna, i soggetti con cui era, le avevano presi e poi le avevano, diciamo, opportunamente parcheggiati sulla Ford Focus su cui loro dicevano essersi sviluppato il tutto. Chiaro che avevano visto, diciamo, tutte le fasi della vicenda, compreso, avevano visto l'allontanamento di questa Mercedes coupé, cioè di questa Mercedes di grossa cilindrata che era sfrecciata via, diciamo, a forte velocità, non venendo riferita sul posto. Quindi, grazie alla conoscenza dei soggetti coinvolti nel fatto, si riuscì a capire che si trattava di una macchina psicologica, appunto, minacciando, diciamo, peggiori conseguenze anche per i familiari che erano in Romania. Motivo per cui chiaramente il GIP, nell'emettere la misura cautelare, ha evidenziato anche questo aspetto di pericolosità sociale proprio di questo individuo che si chiama Mostafa Vahin.